prima maglia da titolare per l'ultimo arrivato Stella in casa Sangio, con Mugelli che dopo il turno di squalifica torna disponibile e si riprende il ruolo di interno destro di centrocampo. Per il resto confermata la formazione vincente nelle ultime due uscite. Miglior approccio in un primo tempo a ritmo lento e da parte della Sestese. La nota inaugurale è firmata da Aldrovandi, che con un diagonale muove Muscas dal senza voto. Più difficile il coefficiente di difficoltà dell'intervento successivo, quando l'estremo difensore dice no a Rinaldini sul fronte opposto offensivo. Questa è una sveglia per il Marzocco, che poi reclama per il contatto in area locale tra Biondi e Romanelli, sul quale il direttore di gara però sorvola, e quindi sulla verticalizzazione di De Gori per Petriccione il centravanti è murato da Fedele a tu per tu in una situazione che vede distribuire colpe e meriti in pari misura. Nella ripresa però gli azzurri spariscono dal campo, la punizione di De Gori controllata da Fedele in presa bassa è l'unica conclusione nello specchio sestese prima di un assolo causato dalle amnesie del Marzocco e da un infortunio a Benucci poi sostituito con eccessivo ritardo. Sul cross di Rinaldini c'è la girata e spaccata di Marzierli con respinta laterale di Muscas, Regoli si avventa sulla sfera e costringe ancora l'estremo al corner, quindi la punizione di Rinaldini termina in rete direttamente per l'esultanza del pubblico di casa. Il grido è strozzato dalle decisioni dell'arbitro, che considera proprio Marzierli in posizione influente di fuorigioco sulla traiettoria, annullando quindi il gol. Un minuto dopo Regoli aggira un Fedeli in evidente difficoltà e Muscas sceglie bene il tempo dell'anticipo, ma il vantaggio locale è solo rimandato. Tutto in velocità lo scambio tra Regoli, Bianchi e Marzierli per l'1-0 meritato in questa fase, con il raddoppio ancora nell'area che giunge 4 minuti dopo, quando Mazzucco conquista palla su Fedeli. Frio e Benucci dimenticano Regoli in aria per una replica speculare che abbatte le velleità del Marzocco, che interrompe la serie di 7 risultati utili consecutivi con questo 0-2. Domenica la Lanciotto Campi per riprendere un cammino in questo atipico campionato di eccellenza toscana, un campionato nel quale 18 punti in 11 partite non significano ancora il sipario calato sulle velleità di primato.